Questo è il posto dove noi lavoriamo e ci svuotiamo un pochettino di tutto lo stress che noi accumuliamo durante il giorno, eccetera. Noi ci possiamo ritenere fortunati perché ecco, noi siamo qua, loro stanno 24 ore su 24 chiuse nelle celle e quindi non avendo appunto le possibilità di svolgere qua, diciamo che ci possiamo rendere un pochettino più fortunati rispetto ad altri reparti, perché qua ci sta la botanica, ci sta la raccolta differenziata, ci stanno vari corsi che funzionano, fortunatamente funzionano, non al 100%, però comunque funziona, anche se funziona al 70%, comunque è un qualcosa che a noi fa molto comodo. Ma per quelli là che stanno 24 ore su 24 chiusi in una cella, non c'è altro di vedere TV, non c'è altro di leggere, se sai leggere, perché c'è proprio quello che non sa leggere, non fai niente. La cooperativa all'esterno, in centri di raccolta della regione, compra praticamente queste balle, arriva qua, vengono spacchettate, una volta spacchettate un altro trasportatore, i rifiuti praticamente vengono selezionati da una scuola di detenuti di operai. Vedete pure che esce dei pezzi di macchina, che pare che tra i rifiuti che prendono all'esterno ci sono anche gli scarti della fabbrica dell'Alfa di Pomigliano, quindi quella roba lì. Se qualcuno non vuole essere ripreso, giratevi, tranquilli. È una raccolta differenziata, quindi va, ci vengono date delle balle che noi a sua volta li apriamo e quindi dividiamo tutto ciò che è riciclabile, quindi carta, cartone, plastica, shopper, fogliame. Vengono fatte delle balle, vengono inviate in un altro stabile che poi faranno un'altra passatina per essere poi smaltite e lavorate per poi metterla in piazza. Noi comunque facciamo 5 ore al giorno, siamo due turni, che uno attacca dalle 8 del mattino fino all'1, poi c'è uno stacco dall'1 alle 2 e rientra in altro turno per fare il secondo turno. Guadagniamo 5,25 all'ora, quindi una media di 400-500 euro al mese. Noi speriamo proprio su questo progetto affinché ci possa essere una continuità anche fuori.